Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è Barilla Gentile. Parliamo di Luca Barilla, vicepresidente di Barilla, che nel libro, il mio libro Smart Leadership Canvas, pubblicato da Guerini, racconta del papà Pietro. Dice: era un leader gentile, mai autoritario. Sempre Luca Barilla racconta di come suo papà nel 1979 fu costretto a vendere Barilla per poi riacquistarla con un grandissimo sforzo nel 1979. Un grande leader, dunque, gentile. La seconda parola chiave della settimana è Milano che piace, pubblicata la classifica Best Workplaces for Millennials del 2023, curata da Great Place to Work Italia. Ebbene, al primo posto, in cima alla classifica, figura Bending Spoons, l'azienda milanese che si occupa di sviluppo informatico e che realizzò l'app per il Covid. Insomma, Milano si conferma essere una città attrattiva dal punto di vista del lavoro. La terza e ultima parola della settimana è Natale con Arca. Ebbene, il prossimo lunedì 25 dicembre sarà Natale e allora sosteniamo la Fondazione Progetto Arca, che ha lanciato appunto una raccolta di fondi. Si può donare due pasti, si possono donare dei pacchi e tanto altro. È tutto indicato sul sito della Fondazione, nata diversi anni fa grazie a una persona straordinaria qual è Alberto Sinigaglia, folgorato dall'esempio di fratello Ettore. Dunque, buon lavoro a tutti, gentile e solidale.